Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, il consueto appuntamento della mattina in diretta. Sono le 9:41 circa e siamo qui per commentare i principali fatti del giorno riportati da 8 pagine, Il Mattino ed Il Sannio Quotidiano, cioè i tre quotidiani della nostra provincia. Un modo per entrare nelle vicende, per vedere reazioni, commenti e soprattutto capire verso cosa volge il dibattito. Apriamo subito con 8 pagine, era considerato un appuntamento e tale lo considera appunto il quotidiano beneventano, l'incontro di ieri, il consiglio provinciale di ieri sulla indizione o meno del referendum per il Molisannio. Niente Molise, il Sannio sceglie il capoluogo, questo il titolo che prende 2 pagine del quotidiano, appunto 8 pagine. Poca voglia di cambiare regione, scrive il quotidiano, si guarda solo alla provincia unica. Solo 5 i voti favorevoli, respinta l'istanza avanzata dal comitato Salviamo il Sannio. Caos e scontri sulle procedure regolamentari hanno caratterizzato il dibattito. Il voto è stato chiaro e netto, ma chi vorrà ancora porre la questione potrà farlo, si potrà riaprire appunto con la richiesta di 8 consiglieri. Il commento di Scimitile, contesto decisivo, poi alcuni commenti a margine. Claudio Ricci, capogruppo del PD: non possiamo indebolire la battaglia parlamentare sul capoluogo. Cosimo Izzo, capogruppo del PDL: è giusto lasciare esprimere i cittadini, ma sono contrario al Molisannio. Altri interventi, il sì di Ricciardi, Cataudo e Rubano: la parola deve passare per il popolo. Ed ancora, tra polemiche e battute, tra accuse di subalternità ad Avellino e Cusano Mutri, passando per il PDL. Ma ovviamente vediamo la reazione di chi ha proposto questo referendum, di chi ha raccolto quasi 4.200 firme a supporto di questo referendum. Ieri mattina abbiamo sentito nella nostra rassegna stampa l'ingegnere Pietro Di Lorenzo, questa mattina sentiamo un altro membro del comitato promotore, appunto Salviamo il Sannio, e cioè il professore Antonio Verga. Pronto? Dovrebbe essere in linea. Allora, qualche attimo ancora di pazienza e poi dovremmo avere in linea il professore Antonio Verga. Intanto si è riunito anche il tavolo istituzionale, la deputazione sannita si prepara alla battaglia parlamentare, massima attenzione e difesa intransigente. Questi sono i propositi della deputazione sannita al tavolo interistituzionale istituzionale con il presidente della provincia Cimitile, ma chiaramente è una battaglia tutta da incentrare adesso sul capoluogo, sul fatto che Benevento, come da normativa vigente, dovrebbe essere capoluogo della provincia Irpino-Sannita. Ovviamente sono tante le polemiche che ci sono state in questi giorni, soprattutto a partire dal territorio avellinese, laddove domenica scorsa oltre 2.500 persone hanno addirittura sfilato nel centro di Avellino, nel capoluogo Irpino, per protestare contro questa scelta di fare di Benevento il capoluogo di questa provincia. Vediamo intanto se abbiamo il collegamento telefonico con il professore Verga, altrimenti procediamo e andiamo avanti nella nostra rassegna stampa. Pronto? Ancora non è pronto, allora procediamo nel frattempo e poi ovviamente ritorniamo sull'argomento. Ancora ieri un appuntamento in casa del Partito Democratico, precisamente un appuntamento al Museo del Sannio. È stato presente Fassina, il responsabile economia e lavoro del partito, ha fatto tappa appunto in città e quindi in questo modo per le primarie entra nel vivo la corsa per la leadership. Fassina lancia Bersani: avvicinare la gente alla politica, dice l'uomo, l'esponente del PD. L'appello di Fassina è quello di organizzare il campo dei progressisti e poi aprire ai moderati. Basta con il governo dei tecnici. Quindi un appello che viene anche da casa PD di Benevento. Vediamo ancora se abbiamo il collegamento telefonico intanto con il professore Verga, altrimenti... Pronto? Sì, pronto? Antonio, buongiorno. Buongiorno Vittoria. Ciao, ecco, abbiamo dato ampia notizia, abbiamo relazionato sul consiglio provinciale di ieri che ha bocciato il referendum per il Molisannio. Ecco, volevamo capire un commento del vostro comitato, tu sei uno degli esponenti in prima linea di Salviamo il Sannio. Sì, il voto espresso ieri dal consiglio provinciale io credo che sia un pugno in faccia e un calcio nel sedere ai cittadini, perché quando i cittadini reclamano i propri diritti ci si sbatte la porta
faccia come ieri ha fatto il Consiglio provinciale, dimenticando l'articolo 1 della Costituzione che affida ai cittadini diciamo, la libertà di espressione e quindi la capacità di doversi esprimere su argomenti di così vasta portata come il quesito referendario che noi avevamo posto. Quindi io credo che sia stato una mossa sbagliata del Consiglio provinciale e che ha dimostrato una visione feudataria della politica. Ecco Antonio, il 8 pagine, il quotidiano di Benevento, nel titolo di prima pagina, definisce il consiglio di provinciale di ieri un consiglio surreale. Dopo 4 ore di discussione vivace e caotica, insomma, poi è venuta fuori questa bocciatura. Ma io, dir la verità, se posso essere franco in questa diciamo, mia dichiarazione, e ti ringrazio di avermi chiamato, io dopo la relazione così carente ed incompleta e omissiva addirittura del presidente Cimitile, io ho abbandonato l'aula e sono andato via perché avevo già capito il tenore, diciamo, e la piega che avrebbe preso il Consiglio provinciale, dove nel parlare con alcuni consiglieri provinciali avevo compreso, uno, che non erano nemmeno a conoscenza delle norme statutarie che disciplinano la vita dell'ente, due, che non conoscevano affatto le norme legislative che regolano il referendum, per cui quando Cimitile ha omesso assolutamente di dire che i motivi veri per cui si era chiesto il referendum, cioè non si è chiesto per quali motivi dal 1947 ad oggi c'è questa forte tensione di volersi distaccare dalla Campania. Questo è il vero nodo per cui è stato chiesto il referendum. Il Molisannio era solo un acronimo di una fusione tra il Molise e il Sannio per far comprendere ai cittadini in modo più semplice qual era l'obiettivo che si voleva perseguire. Antonio, Scusami se ti interrompo, dopo questa bocciatura in consiglio provinciale di questo referendum, tra l'altro supportato da ben 4.200 firme, quindi una bella volontà popolare non scarna e residua, ecco che cosa farete, come andrete avanti con il vostro comitato Salviamo il Sannio, che insomma rappresenta, va anche oltre, un qualcosa anche in più? Io su questo punto ho da diciamo, chiarire due aspetti. Uno, che le 4.020 firme che noi abbiamo consegnato erano solo quelle prese ufficialmente, liberamente, nelle piazze delle cittadine della provincia di Benevento, senza contare i contatti che noi abbiamo avuto sui social network e tutte le altre firme che sono arrivate postume, diciamo, alla consegna del 1° ottobre. Quindi siamo ad oltre 10.000 adesioni, ma al di là di questo, che è marginale, perché il vero motivo per cui il referendum è stato bocciato è stato quello di voler impedire di poter parlare nelle piazze ai cittadini, e perché si aveva la sensazione che l'80% dei cittadini erano favorevoli a staccarsi dalla Campania e andare da un'altra parte, a qualsiasi parte. Il progetto non si ferma. Perché non si ferma il progetto? Perché noi abbiamo ereditato il testimone dei nostri padri costituenti del 1947, quando nell'Assemblea Costituente il nonno dell'onorevole De Caro, e quindi l'onorevole Raffaele De Caro e l'onorevole Bocco Lucarelli, proposero di fare la regione Sannio, che comprendeva i territori dell'Irpinia, di Benevento e di Campobasso. Certo. E poi, su questo schema, su questa impostazione, pensiamo di poter andare avanti. E anche Avellino soffre molto
di questa permanenza in Regione Campania, e voglio solo sottolineare questa cosa, visto che mi dai l'opportunità. Quando il 1° gennaio 2014 noi, oltre ad avere la Regione Campania con Napoli capoluogo, avremo una città metropolitana dell'area napoletana che assorbirà ancora di più le ulteriori residue risorse che ci sono, e alla nuova provincia Benevento Bellino saranno riservate solamente le briciole, che sono le stesse briciole che diceva nella sua relazione l'onorevole Bosco Lucarelli quando invitava a costruire la rete Sannio, perché era convinto che i territori più forti avrebbero dato e lasciato solo ai territori più deboli. Certo. Bene, Antonio, io ti ringrazio per questa partecipazione alla rassegna stampa. Ovviamente continueremo anche noi a seguire la vicenda e quindi a tenere aggiornati. Nel frattempo vi auguro buon lavoro, buona giornata. Grazie, grazie a voi. E noi, senza i mass media, senza una comunicazione così importante quale quella della vostra emittente, sicuramente non riusciremo a raggiungere tantissimi cittadini che sono avidi di poter conoscere tutte le novità e le notizie con cui si va avanti. Grazie, grazie a voi. Buona grazie giornata. Per il ruolo che ci riconosci, ovviamente, grazie per, appunto, grazie per aver riconosciuto anche ad LTV una partecipazione attiva alla comunicazione su questo importante argomento, che è appunto la nostra provincia, il futuro, il destino del nostro territorio. In un senso o nell'altro è giusto informare, è giusto far capire ai cittadini. Ed intanto andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, un articolo riportato dal Sannio Quotidiano, una curiosità che però ovviamente in un momento del genere caratterizzato da una profonda crisi economica lascia ancora una volta l'amaro in bocca per la città di Benevento. È un report, un'indagine fatta da Cittadinanza Attiva sul costo delle strutture per l'infanzia, e appunto titola così il giornale: asili nido nel Sannio pochi e cari. Benevento, con 273 euro al mese, è ai vertici della graduatoria regionale sul caro rette. Quindi, come scrive il collega Antonio Tretola nell'articolo, laddove c'è la impossibilità di affidare i propri pargoli ai nonni o ai familiari, purtroppo a Benevento si va incontro a delle tariffe così alte, 273 euro. A seguire, si pensi, c'è la città di Salerno con una differenza di ben 55 euro mensili. Parliamo di 218 euro per la città di Salerno, quindi davvero una differenza notevole. Ma ovviamente ormai le stiamo vedendo davvero di tutti i colori in questa città ed in questa provincia. Ed andiamo avanti, voltiamo pagina, cambiamo argomento, rimaniamo in casa, andiamo in casa comunale, Palazzo Mosti. Ieri c'è stato il Consiglio Comunale per il voto sui revisori dei conti, e anche qui ovviamente c'è stata bagarre, quindi a pochi passi da Palazzo Mosti alla Rocca dei Rettori il clima purtroppo è sempre lo stesso, sempre confusione, sempre bagarre. I fatti del comune, come scrive l'articolo, è bagarro sull'elezione dei revisori. I gruppi di opposizione contro Grasso, c'è stata una ritorsione. Noi dovremmo avere in collegamento telefonico il consigliere comunale di Tel, Mario Pasquariello. Pronto? Pronto. Mario, buongiorno. Buongiorno a te, Vittoria. Ecco Mario, dicevamo bagarre ieri in consiglio comunale per l'elezione dei revisori dei conti. Ecco, com'è stato il dibattito che ha portato all'elezione i nuovi tre revisori? Sì, Vittoria, ieri si è verificata una cosa strana, anzi unica, diciamo, per la nostra città, per il comune di Benevento. Meno che la memoria non mi inganni, sono uno dei più, tra virgolette, anziani come militante in consiglio comunale. È la prima volta che l'opposizione non è rappresentata nel collegio dei revisori dei conti. Tutti sappiamo che la nomina del collegio dei revisori dei conti segue la legge del voto limitato, e che non è espressamente una legge che tutela le minoranze, però da sempre qualsiasi maggioranza ha fatto sì che uno dei tre revisori dei conti fosse espressione della minoranza consiliare. Certo. Mai come in questo caso, la minoranza consiliare rappresenta quasi il 50% della città, non è presente nel collegio dei revisori dei conti, perché il revisore dei conti indicato da noi, il dottore Grasso, che ha ricevuto, così a scanso di rivi, diciamo, 12 voti secchi, voglio dire, quindi schede con un unico voto, è andato al ballottaggio, tra virgolette, perché aveva raggiunto lo stesso numero di voti con un altro revisore, il dottor Parente, sul quale le cui capacità professionali nessuno assolutamente discute, ma che era espressione chiara della maggioranza. Alla nostra richiesta
essendo arrivati ex aequo, come dicevo, i due componenti, i due professionisti, di consentire all'opposizione di nominare il proprio, anche mediante un voto di ballottaggio che prevedesse un'astensione del collegio della parte della maggioranza, onde consentire appunto alla minoranza di scegliere il proprio componente, ci è stato risposto PIC, hanno verificato qual era l'età anagrafica dei due componenti e sulla base di qualche sentenza del TAR, solo di qualche sentenza del TAR, lì per lì individuata su qualche tablet, il Consiglio Comunale ha deciso di votare come criterio di scelta fra i due giunti a parità quello dell'anzianità. Io ho fatto presente che per esempio la norma che regola i concorsi pubblici prevede, giusto per da contraltare, no? Che a parità di voto fra due candidati, fra due aspiranti ad un concorso venga scelto il più giovane, e in ogni caso avrei chiesto una sospensione, posto che era stata fatta la votazione, qualche giorno avrebbe potuto consentire al segretario e a tutti noi di dirimere pacificamente dal punto di vista giuridico la controversia, ma resta il fatto che dal punto di vista politico non c'è stata data questa possibilità. E questo è anche comprensibile perché l'amministrazione Pepe ha bisogno di chi in qualche modo nasconda le alchimie contabili che da più anni stanno facendo e che stanno mettendo in ginocchio la nostra città. Ecco Mario, scusami se continuo a rimestare, a rigirare il coltello nella piaga, ma c'è stato anche, almeno come riporta qualche organo di informazione, una sorta di trasversalismo a supporto della nomina di 3 revisori tutti di maggioranza e contro Grasso. Senti Vittoria, io parlo di cose serie, di persone serie e non di accattoni della politica. Bene. Ok, Mario, allora hai commentato, non devi aggiungere altro su questa questione, sicuramente delicata ed importante, credo che ci saranno altre riflessioni nei prossimi giorni. Sicuramente, più approfondite. Certo, intanto Mario volevo approfittare della tua presenza qui, anche se tramite via cavo, insomma via telefono, sì, per commentare anche un altro episodio che ovviamente voltando decisamente pagina non ha niente a che vedere con la politica, ma che riguarda lo sport. Tu sei un grande appassionato di calcio, sei stato ospite anche nella nostra trasmissione Contropiede qualche settimana fa. Ecco, oggi Il Mattino, in un articolo di Luigi Trusio, riporta la vicenda di Germinale preso a schiaffi e si cerca l'aggressore. Il giocatore aggredito dopo la vittoria nel derby con la Paganese, Asporto denuncia ieri mattina alla Digos. Ecco, vorrei un tuo commento su queste, su queste questioni. Io su questa ti dico vicenda. Subito Vittoria che sono cose spiacevoli, che non dovrebbero accadere, che sicuramente non possono essere imputate tra virgolette alla tifoseria beneventana, che è una tifoseria corretta, è l'operato di qualche delinquente, e quindi è evidente che non possiamo che biasimare questo tipo di comportamenti. È altrettanto chiaro, e questo lo dico, che in momenti gravi come questi, gravi dal punto di vista, attenzione, sportivo, come momenti di crisi, perché sennò diamo troppa importanza, in momenti importanti come questo, tutti devono saper fare la loro parte, non c'è nessuna scusante per chi ha commesso quest'atto teppistico, però invito anche tutti i giocatori ad accettare le critiche, soprattutto quando queste sono in modo educato, e anche qualche fischio, e a non reagire, onde evitare tensioni che poi trovano sempre l'imbecille di turno che causa quello che è successo. Bene Mario, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e grazie, ovviamente approfondiremo a te, un saluto con te. A tutti i tuoi telespettatori. Grazie, grazie, buona giornata. Ciao, a te. Buona giornata. Ecco, un'altra notizia velocissima prima di chiudere, sono le 10, da oggi giallorossi a meditare al centro La Pace a Monteguardi, con una battuta del presidente anche, che ha fatto appunto in conferenza stampa, di cui noi vi abbiamo dato ampio risalto nell'ambito della nostra informazione. Da oggi i giallorossi sono appunto in meditazione al centro La Pace, un ritiro, speriamo anche spirituale, con una benedizione in più per l'incontro di domenica, che sicuramente si presenta oltremodo importante ed impegnativo con il Latina, ma fuori casa. Ma ovviamente di questo argomento vi parleremo in maniera dettagliata ed ampia questa sera alle 21 nella trasmissione Contropiede, la nostra trasmissione di calcio del martedì sera. Io intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento sempre domani mattina alle 9:30 con Rassegna Stampa. Buona giornata a tutti.